mettetevi comodi. Oggi vi racconto una fiaba bellissima. Questa fiaba, molti di voi la conoscono come la fiaba della bella addormentata nel bosco, ma che ha anche un altro titolo, ed è Rosa Spina. Ascoltate, questa storia è accaduta tantissimi anni fa. Tanto tanto tempo fa c'erano un re e una regina. Il re diceva spesso alla regina, sua moglie: cara, se avessimo un bambino. E la regina sospirava e annuiva, ma il bambino non veniva mai. Però un giorno che la regina faceva il bagno, ecco saltar fuori dall'acqua una rana che le disse: il tuo desiderio si compirà prima che sia trascorso un anno. Darai alla luce una figlia. La profezia della rana si avverò e la regina partorì una bimba tanto bella che il re non capiva in sé dalla gioia e ordinò una gran festa. Non invitò soltanto il parentado, gli amici e i conoscenti, ma anche le fate, perché fossero propizie e benevole alla neonata. Nel suo regno ce n'erano 13, ma egli aveva soltanto 12 piatti d'oro per il pranzo, e perciò una dovette starsene a casa. La festa fu celebrata con gran pompa e stava per finire quando le fate diedero alla bimba i loro doni meravigliosi. La prima le donò la virtù, la seconda la bellezza, la terza la ricchezza e così via, tutto quel che si può desiderare al mondo. 11 fate avevano già formulato il loro augurio quando improvvisamente giunse la 13ª. Voleva vendicarsi di non essere stata invitata e, senza salutare né guardare nessuno, disse ad alta voce: a 15 anni la principessa si pungerà con un fuso e cadrà a terra morta. E senza aggiungere altro, volse le spalle e lasciò la sala. Fra la gente atterrita si fece avanti la 12ª, che doveva ancora formulare il suo voto. Annullare il crudele decreto non poteva, ma poteva mitigarlo, e disse: No, la principessa non morirà, ma cadrà in un profondo sonno che durerà 100 anni. Il re, che avrebbe voluto preservare la sua cara bambina da quella sciagura, ordinò che tutti i fusi del regno fossero bruciati. Ma nella bimba si compirono i voti delle fate. Essa era tanto bella, garbata, gentile e intelligente, che non si poteva guardarla senza volerle bene. Ed ecco, proprio il giorno che compì 15 anni, il re e la regina erano fuori ed ella rimase sola nel castello. Lo girò in lungo e in largo, visitò tutte le stanze a piacer suo e giunse infine a una vecchia torre. Salì la stretta scala a chiocciola fino a una porticina. Nella serratura c'era una chiave arrugginita e quando ella la volse si spalancò la porta. E in una piccola stanzetta c'era una vecchina con un fuso che filava lacrimente il suo lino. «Buongiorno, nonnina», disse la principessa. «Che cosa fai?» «Filo», disse la vecchina accennando col capo. «Cos'è questo che gira così allegramente?» domandò la fanciulla e prese il fuso per provare a filare anche lei. Ma non appena lo toccò, si compì l'incantesimo ed ella si punse un dito. Come sentì la puntura, cadde sul letto che era nella stanza e vi giacque in un sonno profondo. E quel sonno si propagò in tutto il castello. Il re e la regina, appena rincasati, s'addormentarono nella sala con tutta la corte.
dormivano i cavalli nella scuderia, i cani nel cortile, i colombi sul tetto, le mosche sulla parete. Persino il fuoco, che fiammeggiava nel camino, si smorzò e si assopì. L'arrosto cessò di sfrigolare e il cuoco, che voleva prendere per i capelli uno sguattero colto in fallo, lo lasciò andare e dormì. E il vento tacque, e sugli alberi davanti al castello non si mosse la più piccola fogliolina. Ma intorno al castello crebbe una siepe di spini che ogni anno diventava più alta e finì col circondarlo e ricoprirlo tutto, così che non se ne vide più nulla, neanche la bandiera sul tetto. Ma nel paese si sparse la leggenda di Rosaspina, la bella addormentata, come veniva chiamata la principessa. E ogni tanto veniva qualche principe che tentava, attraverso il roveto, di penetrare nel castello, ma senza riuscirvi, perché i rovi lo trattenevano come se avessero mani, e i giovani vi si impigliavano. Non potevano più liberarsi e morivano miseramente. Dopo molti, molti anni, giunse nel paese un altro principe. Udì un vecchio narrar dello spineto, che dietro doveva esserci un castello dove una bellissima principessa chiamata Rosaspina dormiva già da 100 anni, e con lei dormivano il re, la regina e tutta la corte. Già da suo nonno egli aveva appreso che molti principi avevano tentato di attraversare lo spineto, ma vi erano rimasti impigliati ed erano tristemente periti. Allora, disse il giovane, io non ho paura, e mi aprirò il varco fino alla bella Rosaspina. E non diede retta al buon vecchio, che cercò in ogni modo di dissuaderlo. Ma, appunto, erano passati 100 anni, ed era venuto il giorno che Rosaspina doveva ridestarsi. Quando il principe s'avvicinò allo spineto, trovò soltanto una siepe di grandi, bellissimi fiori, che spontaneamente si separarono per lasciarlo passare illeso e si ricongiunsero alle sue spalle. Nel cortile del castello vide cavalli e cani da caccia pezzati che dormivano sdraiati al suolo. Sul tetto erano posati i colombi con la testina sotto l'ala, e quando egli entrò nel castello le mosche dormivano sulla parete. In cucina il cuoco aveva ancora la mano protesa, quasi a ghernire lo sguattero, e la serva era seduta davanti al pollo nero che doveva spennare. Egli proseguì e nella sala vide dormire tutta la corte, e in alto, presso il trono, giacevano addormentati il re e la regina. Andò oltre. Il silenzio era tale che egli udiva il proprio respiro, e finalmente giunse alla torre e aprì la porta della stanzetta in cui dormiva Rosaspina. Là essa giaceva ed era così bella che egli non poteva distoglierne lo sguardo. Si chinò e le diede un bacio, e a quel bacio Rosaspina aprì gli occhi. Si svegliò e lo guardò tutta ridente. Allora scesero insieme, e il re, la regina e tutta la corte si svegliarono e si guardarono l'un l'altro stupefatti. E i cavalli in cortile si alzarono e si scrollarono. I cani da caccia saltarono scodinzolando. I colombi sul tetto trassero la testina di sotto l'ala. Si guardarono intorno e volarono nei campi. Le mosche ripresero a strisciare sulle pareti. Il fuoco in cucina si ravvivò, divampò, continuò a cuocere il pranzo. L'arrosto ricominciò a sfrigolare. E il cuoco diede allo sguattero uno schiaffo. E la serva finì di spennare il pollo. E furono celebrate con gran pompa le nozze del principe e di Rosaspina, che vissero felici fino alla morte.
Stretta è la foglia, larga è la via. Voi dite la vostra. Io ho detto la mia.